Eccoci qua. Stiamo montando le immagini che abbiamo ripreso stamattina al mercato di Ponte Marcuni, Roma. Ci era venuto in mente di far chiacchierare la gente sullo scandalo Fiorito, Polverini, PDL, soldi rubati, non rubati, i SUV, le smart, le ville pagate in contanti. Sentiamo cosa ne pensa la gente che lavora, la gente che alle 4 del mattino sta al mercato. Vediamo, vediamo, ascoltiamo. Alberto Maroldi, io giornalista TV, siamo al mercato rionale Ponte Marcuni e siamo venuti qua per domandare alla gente se sanno qualcosa della Polverini, di quello che sta succedendo, di questo terremoto politico alla Regione Lazio. Ci dica, facciamo come le iene, nome? Nome Enrico. Enrico. Allora Enrico, ne sa qualcosa di quello che sta succedendo alla Polverini, questa Polverini contro Batman, titolo oggi i giornali? La Polverini non può essere contro Batman, perché non può dire che lei non sapeva di questo patatrac, perché se la mettiamo a capo di una regione, a capo di una giunta, è il capo che dovrebbe vedere se che non succeda nulla nei suoi, Però come lei dire. ieri sera Porta a Porta ha dichiarato ci voleva uno scandalo perché io avessi la forza di reagire, come se fosse quasi prigioniera dei palazzi della politica. Le No, crediamo? no, No. assolutamente no, è prigioniera di se stessa, perché gli stava bene anche a lei questo modo di fare le cose, perché in tutto chi più e chi meno guadagnano. E in soldi Quindi non è solo PDL, là sono tutti. sono tutti, chi è interessato alla macchina blu, chi è interessato alle varie, come dire, privilegi, chi è interessato, ognuno c'ha il piccolo orticello da coltivare, perciò del Ma lo popolo, coltivano con i soldi nostri, coi però. soldi no, del popolo non gliene frega assolutamente nulla, noi siamo proprio tenuti lì perché siamo zavorra, allora Quindi gli voi siete quelli serve l'altro. che giorno per giorno io inquadro il suo bancone. Lei che cosa vende? Vende un po' di tutto. Sì, è un banco Ogni alimentari. giorno si alza. Alle 4 la mattina già sto Ecco. in piedi con tutte le varie tasse che vanno, che c'è già uno si alza con una tassa con un peso, prima di produrre già abbiamo dato. E poi E uno sente queste notizie, possiamo poi dirlo, si incazza. ecco, sente queste notizie, allora chi me lo fa fare a me rigare, cioè camminare dritto, allora a quel punto diventiamo tutti come sono loro, perché se lo fanno loro, lo facciamo pure noi, ci autorizzano, ci sentiamo autorizzati, è inutile che poi si scandalizzano che quelle vada a destra e quelle vada a sinistra. Cioè, Questo è un concetto importante, non si può insegnare la moralità se non si parte dalla se non testa. si parte dalla destra e ce la devono insegnare facendola toccare con mano, non solo a parole, facciamo qua, mi dimetto qui, mi dimetto lì. Non mi minaccio, mi dimetto, se eri pulita ti dimettevi subito. Io con questa gente non voglio nulla avere a che fare. Punto, chiuso, basta. Non si devono nascondere e dare sempre la colpa agli altri. E no, la colpa di quella, la colpa di quell'altro. Ci stai tu là adesso, sei tu che ti pagano profumatamente per controllare. E se non controlli, che ci stai a farli? Che te stai a pigliare Ok, 600.000 euro l'anno o con tutti i privilegi annessi e connessi questa poi? è la voce del popolo arrabbiato, questa è la voce di Ecco. Enrico, adesso passiamo a un'altra persona. Sandro? Eccolo. Allora, ciao. Allora, dici Buongiorno. cosa ne pensi tu della Polverini? Hai seguito quello che è successo o Sinceramente non seguo niente, sono troppo occupato qui per lavorare, Quindi sono al di fuori di queste cose, perché qui noi dobbiamo lavorare per guadagnare i soldi. non puoi perdere tempo su ste Su notizie, su queste queste cose? notizie, sì, non, niente. Niente, quindi ma hai sentito c'è la Polverini, i soldi utilizzati male, Sì, ma tanto decidono sempre loro che ci vogliono fare i soldi. Giocano ma loro giocano su questo fatto però, su questo sul fatto che fatto. voi siete occupati a sopravvivere. Purtroppo sì, è così. Va bene, passiamo a un'altra persona. Allora, arriviamo a Mariano. Mariano, hai sentito la Polverini cosa è successo? Sì, non è successo niente, anche perché rubano tutti, dalle destre alle sinistre che non esistono più. Oh, fagocitano a tutto spiano, compreso quel miserabile della quindicesima circoscrizione, Quindi sappiamo che questo mercato appunto, questo fa fa parte parte della di sì. quindicesima circoscrizione. Questi mangiano più di tutti gli altri, anche perché qui non c'è nessun controllo, fra cocaina, eroina, quello che danno a Ufus, Scrocus e via discorrendo. E
Quindi il fatto che la Polverini, questo Fiorito, abbia preso i soldi alla fine. Ma che fa? Ma scusi, ma l'ha preso solo Fiorito i soldi? Ma li pigliano tutti. Ma poteva quindi non saperlo la Polverini? No, ma come non lo sapeva? Ma che facciamo? Giochiamo? Scusi, eh. Quindi il fatto che abbia chiesto scusa, perlomeno, diverso da Formigoni. Formigoni... Non è vero, perché Formigoni io gli farei fare la fine di Giordano Bruno. Ha capito? Signora Piera. La Polverini. Signora Piera. Allora, cosa ci racconta sulla Polverini? Lei ne sa qualcosa? Ha seguito quello che sta succedendo? Sì, ho seguito. È che la Polverini non sta a fare niente di buono, guardi. Tutto... Signora, ma questa cosa dei soldi rubati i o soldi presi... I soldi, tesoriere tuo, si è rubato tutti quanti i soldi e siamo conclusi noi qua. Niente, c'è mio figlio che lavora qua a Reggio Lazio, lo pagano un mese sì e un mese no. Allora, è un precario. Sì, è un precario. È una cosa che va bene che mio figlio viene pagato quando gli pare? No. È un sacco di problemi così, a me sta Polverini per me non sta a fare niente, guarda. Per lei non sta a fare niente. Non sta a fare proprio niente. Va bene, passiamo al suo nome, facciamo come Giuseppe, i nostri Giuseppe Bresciani. Giuseppe Bresciani. Giuseppe, allora, la Polverini, lei l'ha sentita questa storia? Certo che l'ho sentita, è una grande bugiarda. Aia. Molto. Perché lei non poteva non sapere. No, sapeva tutto lei. Innanzitutto sapeva che aveva dato il vitalizio a degli assessori non eletti. Ci sono degli assessori che prendono i soldi di chilometraggio, cioè assessori che prima di essere eletti erano residenti a Roma e poi hanno spostato la residenza a Acqua Pendente oppure all'ultimo paesino del Lazio per prendere l'indennità di trasporto, chiamiamola così, l'indennità di trasporto. Ma lei la Polverini ieri sera Porta a Porta ha insistito dicendo che una cosa è il consiglio e una cosa è lei. Non ha l'ho cercato visto. Di smarcarsi. Non l'ho visto. Ha cercato in realtà di dire ma io... sono uscita, adesso ho fatto il mia colpa, ho chiesto scusa. Io so solamente che in Italia i non votanti sono in aumento, hanno raggiunto un partito, perché siamo oltre i 10 milioni, siamo perché ci sono anch'io. Aspetta, però parliamo di nuovo della Polverini, quindi in realtà non credi all'operazione di pulizia della Polverini? Ma magari le facesse, ma deve fare pulizia proprio tabula rasa, a cominciare da lei. Lei deve essere la prima, lei deve dare l'esempio. Perché... però ha fatto una cosa differente da Formigoni, se non altro ha fatto il mea culpa, fatto il mea culpa, ma il mea culpa lo fanno tutti, non costa niente, è gratuito il mea culpa, e bisogna passare i fatti. La Polverini ne ha sentito qualcosa di quello che è successo? La politica, voi che state qui a lavorare dalla mattina alla sera alle 4 del mattino, alle 5 del mattino, ma veramente pure dalle 2 passiamo. Alle 2? Non ci danno niente qua, noi da 50 anni che siamo qua. Non hanno niente, non hanno fatto niente per questo mercato. Ci prendono solo il giro, dicono che lo rifanno, quando è il momento delle votazioni, passano e poi ne ripeti più. Voi siete occupati a allora, vivere. Scusa, vorremmo qualche politico giovane con qualche idea in più che possa portare avanti l'Italia, basta, solo questo. Quelli vecchi tutti in deposito. Vabbè, ma la Polverini è una nuova, è poco che lo sta facendo a livello così. Se fa quello che ha detto stamattina... fa benissimo, è ben accetto. E glielo faranno fare? Non è sintomatico che lei abbia detto... Non abbia credo detto... che ce lo fanno fare, non credo. Non poteva non sapere. Penso che lo sapeva, perché non esiste che uno internamente non sa come si muovono gli altri, è impossibile. Vabbè, speriamo che sia una ventata che riesce a scuotere il palazzo. Non credo nemmeno questo, tempo perso. Ce lo dici il tuo nome? Lello. Ciao Lello, buon lavoro.